Buonasera a tutti, grazie per essere qui e stasera, scusate la mia voce, ma come sapete la volta scorsa non ci sono potuta essere perché non ero molto in forma, infatti si vede, ma comunque a parte questo, grazie da Coliandro Ultras, tra poco inviteremo la nostra cara amica Michela e per Click for Italia e questione di pochi minuti e partiamo. Quindi spero abbiate voglia di fare questa avventura con noi, perché oggi abbiamo comunque, stasera abbiamo un ospitone, quindi niente, partiamo facendo entrare Michela e poi partiamo con la diretta. Buonasera. E stasera ci ritroviamo sempre qua a scoprire nuove storie. Dando voce alle parole. Buonasera e ben trovati anche da parte mia. Siamo pronti. Certo. Allora, io vedo che in collegamento ci dovrebbe essere il nostro ospite. Ma vedo che mi sta scrivendo qualcosa. Intanto, se tu vuoi iniziare ad Sì. introdurre, verifico, ok? Perfetto. Allora, intanto vi racconto giusto due cose sull'ospite di oggi, per chi non lo dovesse magari conoscere perfettamente. È difficile non conoscerlo, però diciamo che se uno non ha, magari vi do una piccola infarinatura anche per quanto riguarda Coliandro. Quindi, la serie di Coliandro è nata da un'idea di Tommaso Dazzi, il quale dopo aver letto Il giorno del lupo, scritto da Lucarelli, ha deciso, dove appunto si vede il protagonista, che è un sovrintendente, poi diventerà ispettore Coliandro, ha contattato lo scrittore, quindi Lucarelli, e gli ha proposto, appunto, visto che era molto contento di questo romanzo, gli ha proposto appunto di fare un adattamento televisivo. Quindi hanno deciso nel 2003 di realizzare il film insieme a Dazzi, la Rai ovviamente, e come sceneggiatori Lucarelli giustamente e il nostro amico Giampiero Rigosi, che tra poco vedremo. Appunto, la serie, il primo film, come anche tutte le altre serie, sono diretti dai bravissimi registi Manetti Bros. Dopo questo film, il TV, che ebbe molto successo, la Rai diede il via libera alla produzione della serie televisiva. Così abbiamo avuto la possibilità di vedere tanti piccoli episodi del nostro caro ispettore. E niente, quindi è stata realizzata questa serie sempre dagli stessi ideatori del Giorno del Lupo, insomma, seguendo lo stesso filone, modernizzandolo man mano nelle varie stagioni, e le stagioni sono arrivate all'8, quella che vedremo stasera finalmente. Non vediamo l'ora. Beh, Esatto, siamo tutti in trepida attesa. Invitiamo intanto allora. ringraziamo, Vai. mentre tu lo inviti, dovresti trovarlo, ma intanto invitalo. Noi vogliamo ringraziare intanto Christian, che è stato colui che ci ha procurato, diciamo, il contatto, quindi lo ringraziamo veramente con il cuore, ma anche altri gruppi col quale insomma ogni tanto condividiamo i nostri contributi, quindi Giampaolo Morelli, Ispettore Coliandro, tutti quelli che vogliono i nuovi episodi dell'Ispettore Coliandro, Bologna rivuole Coliandro e Coliandro il braccio maldestro della legge. Bene, la stai invitando? Lo sto invitando, ma forse ha cambiato nome? Dimmi che ha cambiato nome. Con quel nome là non lo trovo, è sempre No. quello? Bene, Sì. ottimo.
È il bello della diretta, c'è sempre qualcosa Io quando vado a devo invitare scrivergli qualcuno. perché stiamo insomma scrivendoci, quindi Sì, chiedigli giusto se, oppure scrivimi in qualche modo come si chiama, perché non lo trovo con quel nome che ci eravamo scritti. Arrivo, io certo. col nome che ci siamo segnati io non lo trovo. Scusatemi, ma sempre il Per solito fortuna problema. sei guarita, c'è cioè da Un dire. po' meglio, dai, un pochino. Miki, tu riesci, non riesci mica a invitarlo tu, eh? No, eh? No, non ce la faccio a farlo io. Solo De che io non devi lo farlo vedo. proprio tu. Il problema è che io non Allora. lo vedo. Non ce l'ho tra le persone inserite con quel nome lì. Ok. Allora, aspetta che vediamo. Tu che lo vedi, al limite prova a girarmi un messaggio. Eccolo, eccolo, adesso c'è. Ecco perché non lo vedevo. Grande, Ah, abbiamo scoperto il perfetto. mistero. Adesso è arrivato. Benissimo, sì, lo vedo anch'io. Ok, Ottimo, ottimo. ora lo possiamo chiamare. Ecco, non c'era ancora. Eccoci. Stiamo aspettando in trepida Non attesa. vediamo l'ora, noi non vediamo l'ora di potergli fare tutte le domande. Abbiamo domande praticamente per tipo 5-6 puntate, Esatto. volendo. Non possiamo però svelare cose di questa serie, ma No, vabbè, no, ci no, atterremo, saremo assolutamente. bravi, niente spoiler. Esatto. Allora, vediamo. Arriva. A me Sì, risulta dovrebbe invitato, arrivare. Allora, sì, dovresti accettare l'invito che ti è arrivato tramite eh? la nostra pagina. Ok. Sì, mi dice inviato. Invitato. Allora, vediamo un attimo, vediamo un Oggi attimo. abbiamo un po' di imprevisti. Assolutamente, ecco, Eccolo! dovresti accettare l'invito che ti è arrivato tramite. Ci siamo. Perfetto. Ok, metto, perché stavo provando a collegarmi con il computer, però. Il computer fa qualche difficoltà, non è... anche noi dobbiamo fare tutto tramite telefono. Sì, ora vado col Sì. telefono. Così mi Sì. vedete. Benissimo. Perfetto. Buonasera, Benissimo. intanto. Sentiamo più. Ok, Caricano perché ho paura che mi scarichi. Un secondo. Certo, Ok. certo. Intanto vediamo una bellissima biblioteca, stupenda. Tu che adori i libri, poi figurati. Io un po' meno, però. La mia non è così bella, però. I miei Ci sono tutti arriverai, un po' ci accatastati. arriverai. Ah. Ah, se vado avanti così, guarda. Beh, io sapete che vi dico, intanto che io vi faccio vedere questo, visto che è in argomento, è il suo libro. Esatto, è l'ultimo, è l'ultimo. Sì, è l'ultimo suo libro. Adesso però lo vediamo a rovescio. Sì, Adesso era dritto, bellissimo, era dritto. fantastico. Ah, ok, ottimo. Io mentre aspettavamo ho fatto vedere questo, eh. Ah, grande. Una bellissima lettura. Intanto ti ringraziamo, ti diamo del tu, ci prendiamo questa libertà. Assolutamente sì. Grazie. E grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi. Poi in un giorno così importante, perché c'è l'inizio Finalmente, dell'ottava. finalmente, cioè era stato Sì. anche rimandato. Sì, cioè, ce lo fanno sudare questo coliandro. Ma Esatto. veniamo È la sua storia, all'intervista. è il suo karma, perché fin dall'inizio, quando noi scrivemmo il giorno del lupo, ci vollero tipo 2 anni prima che decidessero di mandarlo in onda, per cui evidentemente è il karma di Cogliandro andare in ritardo. Beh, più che il karma, forse ci sono comunque degli aspetti che
hanno contribuito a questo, no? Un po' innovativa come serie, un po' come linguaggio, rispetto a tutto quello che c'era prima in Italia, no? Come serie TV. Sì, direi di sì. Cioè, soprattutto adesso forse ci sembra un po' più scontato perché siamo all'ottava stagione, però in realtà soprattutto le prime stagioni furono abbastanza rivoluzionarie, questo politicamente scorretto a volte spinto anche molto avanti, no? E questo poliziotto che anziché essere bravo, efficiente così, è pasticcione e si porta in sé un po' tutti i mali dell'italianità, diciamo, no? Un po' tutti i difetti dell'italiano. Poi ha un cuore grande, però in effetti allora non era così scontato farlo vedere in TV. Certo, forse è proprio questo, no? Lui da maldestro poi alla fine, no, parte con dei grandi pregiudizi anche negativi per poi invece scoprirsi alla fine esattamente dall'altra parte. Sì, diciamo che lui non ci crede mai più di tanto, no? Ma gli altri glielo dicono, ogni tanto gliel'ha detto Gargiulo a suo tempo, no? Ogni tanto qualcuno gli dice, ma lei ispettore è meglio di quello che sembra e anche di quello che crede di essere, no? Per cui alla fine un po' comincia a suonargli anche lui questa cosa. Certo. No, ma alla fine anche tutte le donne che conquista, voglio dire, se non avesse niente all'interno non le conquisterebbe, no? Lui continua a essere un insicuro, però. Cioè lui tutte le volte non crede di poter piacere, no? È uno che è sempre stupito, dice, questa proprio a me, guarda, è incredibile. Ma le donne vedono, esatto. Hanno l'istinto, loro vedono più in là. Anche se poi spesso, adesso è un tormentone che abbiamo un po' abbandonato, no? Però all'inizio era il famoso tormentone che gli diceva la ragazza di puntata, non ho sentito il botto, no? Cioè, non... sì, mi piaci, però non ho sentito quella roba particolare, che finisce qua. Certo. Sì. Ecco, come evolve il Coliandro dalla prima a... Adesso non è che vogliamo sapere nulla sull'ottava, perché vabbè, forse lo sappiamo anche, perché per qualcuno di noi ci è andato già a vederle le puntate, anche più di una volta. Però com'è questa evoluzione di Coliandro? Ma diciamo, in realtà come quasi tutti i personaggi che per televisivi, no? E soprattutto i personaggi televisivi anni 70, a cui ovviamente la serie si ispira tantissimo, sia dal punto di vista estetico che dal punto di vista della struttura, del racconto, non evolvono tantissimo, no? Cioè alcuni personaggi non evolvevano per nulla, pensiamo al Tenente Colombo o Starsky e Hutch, erano ogni volta, erano varianti, no? della storia, che vedevano gli stessi protagonisti, però i protagonisti rimanevano fondamentalmente gli stessi. E Coliandro appartiene un poco a questa categoria. In alcune stagioni abbiamo introdotto una leggera orizzontalità tra un episodio e l'altro, no? C'è qualcosa che continua, c'è una piccola storia d'amore tra dei personaggi, delle delusioni, la Bertacini che vuole avere un figlio, rimane incinta e poi ha il figlio piccolo, insomma c'è qualche piccolo accenno di storia orizzontale. Però diciamo l'evoluzione di Coliandro è minima, anche perché non potrebbe cambiare più di tanto. Cioè se Coliandro cambiasse molto diventerebbe un poliziotto come gli altri, no? Che conosciamo già, poliziotti televisivi bravi, in gamba, no? Quindi il percorso che fa è più che altro un percorso interiore. Effettivamente si è reso conto di alcuni difetti che si porta dietro, che però sono un po' ineliminabili dal suo carattere, no? Per cui diciamo è diventato un po' più riflessivo, forse rispetto ai primissimi episodi che abbiamo scritto, però dall'esterno non si vede tanto. Probabilmente i suoi colleghi lo considerano più o meno come sempre, il solito Coliandro. Sì, è vero. E per fortuna, perché Coliandro è contro il mondo intero, fondamentalmente, no? Cioè... Sì, noi lo vogliamo così. Questo sì. È il suo bello, è che nessuno crede nelle sue capacità, e nemmeno lui. Quindi... Vai, Elisa. E visto che stiamo parlando di Coliandro, un personaggio secondario che ti è rimasto nel cuore? Ma allora, io credo che un personaggio che... ma tu dici del gruppo dei fissi o di quelli anche che cambiano? Ma come vuoi. Perché nel mio cuore, come credo nel cuore di tanti, c'è Giacomino, ovviamente. Cioè, Giacomino è un personaggio straordinario, con questa interpretazione fantastica di Vito. E quindi proprio quello è un personaggio che non può non rimanere nel cuore e che ci sarebbe piaciuto anche far ritornare
e chissà se avremo fortuna, se riusciremo ad andare avanti con dei nuovi racconti di Cogliandro. Io credo che Giacomino lo Sì, rivedremo. speriamo, è bellissimo, sì. Io Sì. sono di San Giovanni in Persiceto, per cui so Ah, bene beh, dei cavolo. Tu conosci anche l'attore bene, non solo perlomeno di vista, perché. Adesso mi è capitato, sì, di incrociarlo col suo cagnolino, sì. Ecco, qua siamo tutti bolognesi, nel senso che io di adozione, però siamo tutti Bologna, ecco. E Bologna è centrale per Coliandro, ma è centrale anche comunque nei romanzi anche che hai fatto tu, anche solo l'ultimo, dove comunque parli di Bologna. Cos'ha di magico Bologna? Non so, non, cioè Bologna ha tante cose di magico. Intanto una è che ha questa collocazione geografica che è particolare, no? Adesso non è centrale nel senso non è centrale nell'Italia, ma essendo l'Italia avendo uno sviluppo soprattutto nel nord, no? Che si allarga, perché fino alla Toscana l'Italia rimane stretta, no? E poi improvvisamente la geografia si allarga, diventa a croce, diciamo. Ecco, in questa croce Bologna è esattamente al centro, è al centro della diramazione ferroviaria, è al centro però di quella autostradale ed è un po' al centro anche, credo, culturalmente, no? È un punto di unione tra il nord e il sud e tra l'est e ovest. E quindi questo la rende peculiare. Poi un'altra peculiarità di cui parlava già Pier Vittorio Tondelli è che in un qualche modo è una specie di Los Angeles sdraiata sulla Via Emilia, no? Cioè, Bologna, come sa chi sta a Bologna, magari lavora a Modena o a Reggio e poi fine settimana va sulla Riviera in discoteca. Cioè è questa specie di Los Angeles, anziché stesa sulla Riviera, in realtà stesa sulla Via Emilia, no? Cioè, Bologna ha di fatto una parte in Romagna. Bologna non è ancora Romagna, però ha una parte di Romagna, almeno così, nel cuore e anche geograficamente, perché moltissimi bolognesi vanno fine settimana, non solo sulla Riviera, e appunto magari si spostano lungo quest'asse orizzontale della Via Emilia. Poi Bologna come città è particolare perché ha molti lati nascosti. I portici sono ha i portici più lunghi del mondo, probabilmente, e i portici sono luoghi particolari, no? Qualcuno li ama, qualcuno li odia. Anche i visitatori ottocenteschi, per esempio, alcuni adoravano i portici perché coprono dal sole d'estate, dalla pioggia d'inverno. Però allo stesso tempo qualcuno diceva dietro ogni colonna del portico si potrebbe nascondere un malintenzionato col coltello che ti rapina e scappa via, no? E quindi c'è questo aspetto duplice, no? Nasconde molte cose Bologna, ha nascosto nel tempo i canali, perché una volta era una specie di piccola Amsterdam, no? Mentre invece adesso sono quasi tutti chiusi, ma qualcuno si riesce ancora a intravedere e nasconde, vista dall'alto, nasconde tantissimo verde. Bologna, vista dall'alto, alterna il rosso dei tetti al verde dei giardini, che però sono giardini interni, nascosti alla vista di chi percorre normalmente le strade del centro. Quindi ecco, diciamo che ha tantissimi elementi, secondo me, che la rendono una città particolare e molto affascinante. Poi un'ultima cosa, il senso dell'umorismo dei bolognesi. I Manetti, che sono romani, no? Però adorano due città, oltre Roma. E tra queste due città loro dicono che c'è una somiglianza in un certo senso dell'umorismo particolare, che è diverso ovviamente, molto diverso, ma che le accomuna. Una è Napoli e l'altra è Bologna. Infatti loro hanno girato quasi tutti i loro film o a Roma oppure a Napoli o a Bologna. Certo. Poi il nostro Cogliandro Morelli è È napoletano, quindi ci napoletano. sta tutto questo. questa unione, no? E sì, poi ogni tanto quando lui parla un pochino quasi si intrasente, no? Un Sì. Si po' la sua napoletanità. Un sente, si sente. pochino, sì. Prego, Lisa. Dipende, cioè, vogliamo spaziare un attimo, ci rispostiamo su Coliandro. Cosa facciamo? Perché Come no? Vai, preferisci? vai, vai tu. Io sono qua, a vostra disposizione. Allora, vediamo. A parte Giacomino, hai qualcun altro che comunque ti ha colpito durante la serie? Dunque, Magari io qualcuno che alla amavo fine. molto, perché ci sono dei personaggi che fanno da contraltare
molto forte a Cogliandro, no? Quindi i suoi colleghi, il rapporto conflittuale ovviamente che ha in particolare con le colleghe femmine. Una volta era la Balboni, adesso è la Bertaccini. Però ci sono alcuni personaggi, non so perché poi i personaggi che fanno tenerezza a me piacciono, no? Quindi Gargiulo, questo personaggio che poi adesso è andato a lavorare in un'altra questura, diciamo. Però era molto tenero, perché era un personaggio assolutamente ingenuo e si faceva coinvolgere con la sua mamma. Con la sua mamma che faceva le lasagne, le tagliatelle, no? Adorabile. Adorabile. Si faceva coinvolgere da Cogliandro in imprese assolutamente inadatte, a cui lui era inadatto, no? Cioè, lui è uno appunto, da spaccio, da ufficio, da ragioneria, e si ritrovava invece a volte a fare delle imprese anche pericolose, no? In cui Cogliandro lo metteva in mezzo. E quindi mi piaceva molto. Un personaggio che un pochettino, diciamo, gli assomiglia in qualche tratto, e che forse è ancora più ingenuo di lui, è Lo Russo, questo personaggio che è già comparso nelle precedenti stagioni, ma che invece in questi quattro episodi avrà uno spazio maggiore. Ecco, questa è una piccola anticipazione che possiamo dare. Non si prenderà magari lo spazio di Gargiulo ancora, però Lo Russo in questi episodi cresce, e cresce bene, devo dire. È un personaggio che è interessante. Ottimo, così cominciamo a vedere un nuovo personaggio un po' evolversi. Sì, esatto. Ecco, questo c'è. A volte i personaggi secondari evolvono e cambiano anche un po' di più di quanto cambia il protagonista. Sì, anche la Bertaccini l'abbiamo vista fare una bella evoluzione. Il fatto che sia diventata mamma l'ha cambiata un pochino. Secondo me è diventata un po' meno cattivella, dai. Un po' meno spigolosa, sì. Sì, esatto. Vai, Michi. Un po' più umana, effettivamente. Ecco, sì, una piccola anticipazione carino. Che possiamo dare, cioè anticipazione, no? Un piccolo gossip quasi, direi, sulla puntata che va in onda stasera, è che il teaser, diciamo, no? La scena iniziale, la sequenza iniziale che avviene in un locale. Meraviglioso. A noi è piaciuta molto a tutti, devo dire, no? Cioè anche sì. La Rai quando l'ha vista, no? Si è molto divertita. Ecco, viene su un suggerimento dell'attrice Caterina Silva, che sì, e viene da un suo suggerimento, credo che fosse un sogno in realtà, se ben ricordo, no? Perché ancora quando stavamo pensando ai nuovi soggetti di Cogliandro, Caterina scrisse a me e a Carlo che aveva avuto questa immaginazione, o forse proprio aveva sognato, no? Questa scena, che la vedeva in un qualche modo protagonista, poi scopriremo come, di questo episodio, e noi è piaciuto tantissimo questo suggerimento, infatti l'abbiamo messo proprio all'inizio di un episodio, che è quello che va in onda stasera. No, gran puntata di stasera, ragazzi. No, veramente. Si parte col botto, c'è da dirlo, sì, proprio col botto. Sì, esatto, anche questo. Si parte col botto. C'è da dire che io ho una passione. Io di solito le puntate le vedo anche più di una volta già normalmente, perché oltre, insomma, voglio dire, per ovvi motivi, ma anche proprio perché mi piace andare a scoprire i luoghi di Bologna che poi si vedono, no? Quindi io non vado mai su internet, e quindi ho scoperto già alcune location che non posso dire adesso perché non voglio anticipare nulla, però ho già scoperto un sacco di location, è bellissimo, insomma, e fa vedere Bologna proprio in un modo diverso, io che l'amo, me la fa vedere in un modo diverso. E mi viene proprio da chiederti, quando tu scrivi e devi parlare di Bologna, tu ci vai in questi luoghi oppure sono già parte di te? Entrambe le cose, diciamo, io sono bolognese, Carlo non è nato a Bologna, ma praticamente lui sta a Imola, sta in un paesino vicino a Imola e Bologna la conosce benissimo. Io sono proprio nato a Bologna, ho sempre vissuto a Bologna e quindi, diciamo, la conosco molto bene. Però a volte andiamo anche fisicamente proprio a vedere certi luoghi, a volte da solo, a volte con Carlo, a volte ci andiamo con i registi, i location manager, per capire il modo migliore, no, di sfruttare certi luoghi, certi set che sono già predisposti in un qualche modo, no? Cioè sono già naturalmente adatti, ci sono venuti in mente. Ecco, questa è una cosa che, scrivendo in una città che conosci molto bene, ti viene più facile. Cioè, noi spesso nelle sceneggiature, cose che normalmente non si fa, no? Normalmente si indica strada, oppure palazzo storico, così, nelle intestazioni delle scene. Mentre invece noi molto spesso mettiamo addirittura, ma perché ce l'hanno chiesto più volte i manetti, no? Loro ci dicono, se voi avete già in mente dove
si può girare quella scena, indicatela nell'intestazione di scena. E quindi spesso lo mettiamo, no? Poi ovviamente a volte noi non siamo né registi né produttori, no? Per cui in certi casi quello che noi immaginiamo è difficile da realizzare in quella situazione, allora si cercano delle alternative. Però sì, no, ci andiamo, io faccio anche delle foto, a me poi è sempre piaciuto fare foto, quindi sia quando scrivo sceneggiature che quando scrivo i miei romanzi, me ne vado anche in giro a caccia di luoghi particolari e scatto delle foto che mi servono poi per descrivere meglio quei luoghi. Certo. Ecco, tu nasci come chiaramente scrittore e diciamo il primo libro uscito nell'85 che si intitola Dove finisce il sentiero è stato tradotto in un sacco di lingue. E la domanda è questa che ti vorrei fare: come nasce la tua passione per scrivere? La mia passione per scrivere nasce molto lontano, come credo la maggior parte delle persone che poi provano, tentano e magari riescono a trasformare in un mestiere. Io mi ricordo che scrivevo dei raccontini già alle elementari, quando la maestra dava il tema, io invece di fare il tema spesso, oppure usavo uno spunto del tema, ma scrivevo dei racconti dove non c'ero io, ma c'erano dei personaggi inventati. E mi ricordo che la mia maestra delle elementari, alla mia maestra piaceva molto questa cosa, no? Questa inventiva, questi personaggi che io immaginavo e mettevo in scena, e quindi mi mandava in giro per le varie, oltre che far leggere i miei racconti ad alta voce in classe, mi mandava anche in giro per le altre classi per farli leggere. E quindi saltavo delle ore di lezione, no? Allora già da lì mi deve essere venuto in mente che forse si poteva guadagnare qualcosa. Intanto lì saltavo matematica, saltavo storia, e col tempo poi sono riuscito anche a guadagnare qualche soldo. Quindi sì, viene da lontano. Il romanzo in realtà è del 95, non dell'85. Il primo, scusami, del 95. Sia io che Carlo, questa cosa è particolare, no? Siamo sceneggiatori, però veniamo molto prima che sceneggiatore abbiamo scritto romanzi, ci siamo conosciuti come romanzieri io e Carlo, quindi, e poi abbiamo intrapreso questa strada in un secondo tempo. E invece, ecco, visto che hai introdotto Carlo Lucarelli, com'è nato la vostra unione professionale e forse anche di amicizia, oggi possiamo dire, visto che nel tempo avete fatto tantissime cose insieme? Sì, in realtà io credo che il rapporto mio e di Carlo sia nato contemporaneamente come rapporto professionale e come rapporto di amicizia. È stato molto bello questo. Io ho conosciuto Carlo perché, ancora prima di questo romanzo, che è stato il primo romanzo che ho pubblicato, avevo pubblicato dei racconti con una casa editrice che si chiama Transeuropa. E a quell'epoca Transeuropa aveva cominciato, parliamo della fine degli anni Ottanta, aveva cominciato un'esplorazione dei giovani narratori, proprio con Tondelli, che citavo prima. No? Tondelli quasi tutti gli anni, mi pare, faceva questa specie di contest, di concorso, dove gli scrivevano alla casa editrice, lui selezionava insieme ad altri i racconti migliori e li pubblicava in Transeuropa. Poi Tondelli era morto da poco, però Transeuropa voleva continuare questa esperienza e fece un altro concorso e io fui selezionato. E allora quello che fecero loro fu attribuire ai giovani narratori in erba, no? Diciamo esordienti, un narratore con un po' più di esperienza che aveva già pubblicato. Allora Carlo aveva pubblicato Carta Bianca con Sellerio, il suo primo romanzo, nel 90, e gli faceva fare un editing, no? Cioè gli dava dei suggerimenti su come migliorare i testi che sarebbero stati pubblicati. Quindi io ho conosciuto in Piazza Ravegnana, mi ricordo che ci demmo appuntamento davanti a Feltrinelli, Carlo, che avevo già visto la presentazione del romanzo, ma lui ovviamente non mi conosceva, ci presentammo, andammo a bere un caffè insieme e poi incominciamo a vederci. Allora c'erano dei festival, per esempio c'era un festival della letteratura della piccola editoria a Belgioioso, che è un paese lontano, e mi ricordo che Carlo mi disse: io ci vorrei andare, vuoi venire con me? Io dissi sì, andammo su, siamo stati su un paio di giorni, a mangiare, bere insieme, fare delle chiacchiere, guardare dei libri, e insomma si è rinsaldata questa amicizia che poi è durata più di 30 anni, perché ci siamo conosciuti nel 90, siamo nel 2021, quindi sono più di 30 anni che ci frequentiamo e facciamo ogni tanto, spesso lavoriamo anche insieme. Sono le amicizie belle quelle che rimangono. Molto, molto, molto. Poi diciamo ecco, questa è un'altra cosa particolare che non so se appartiene a tutte, probabilmente no. Però a Bologna c'è questa atmosfera particolare,
tra scrittori. Io ho conosciuto gli scrittori di Bologna, sono scrittori che sono amici. Oltre Carlo, molto spesso ci siamo trovati appunto a cena, a chiacchierare, a farci leggere reciprocamente quello che stavamo facendo, che stavamo scrivendo, con altri scrittori, Deborah Gambetta, Andrea Cotti, Simona Vinci, Marcello Fois, quindi un gruppo di scrittori che è cresciuto anche nel tempo, no? Si sono, e che con i quali siamo rimasti tutti in ottimi rapporti, di grande amicizia oltre che di collaborazione, no? Quindi io, per esempio, ho cominciato a lavorare nella TV perché mi ha chiamato Marcello, appunto. Marcello Fois era andato a lavorare verso la fine degli anni 90, nel 99, era andato a lavorare a una serie che si chiamava Distretto di Polizia. E mi disse, lo incontrai al Festival di Mantova della letteratura, e appunto a pranzo un giorno mi disse: "Ma sai che so che stanno cercando sceneggiatori, a me mi hanno chiamato, magari prova a dargli un colpo di telefono, prova a presentarti." Cosa che feci, poi mi fecero fare un episodio, poi subito dopo altri due, e da lì è cominciata l'avventura anche di sceneggiatore. Ecco, che Intanto ti differenza fanno. c'è fra, Vai. posso, giusto perché volevo, che differenza c'è fra lo scrivere un libro o una sceneggiatura? Se c'è una differenza. No, allora, nella scrittura vera e propria ovviamente è molto diverso, no? Nell'immaginazione della storia io credo non tanto in realtà. Cioè, io insegno anche, no? Insegno narrativa e sceneggiatura, e una cosa che dico sempre ai miei allievi di sceneggiatura in particolare è di non pensare fin dall'inizio a come dovranno essere realizzate le tue storie, perché se ci pensi fin dall'inizio tendi a bloccarti, cioè dici no, ma questa storia sarà troppo complicata, no? Questa scena sarà impossibile da realizzare ed è un errore. Prima pensi la storia e poi pensi a come potrai rendere questa storia adatta a essere ripresa da una telecamera e girata, no? E quindi dopo penserai agli espedienti, magari anche narrativi da usare, però se tu ci pensi fin dall'inizio riduci tutta una parte della fantasia, no? Non è una cosa giusta. Quindi diciamo, nella fase iniziale dell'immaginazione, secondo me non c'è una grandissima differenza. Ovviamente nella scrittura sì, cioè in un caso hai delle libertà enormi perché in narrativa, in letteratura, tu puoi far accadere quello che vuoi, no? E in una sceneggiatura devi fare i conti con la pratica, con i problemi della produzione, con i costi di quello che sarà poi realizzare le riprese. E poi anche con i limiti del mezzo, perché in letteratura io posso fare dei monologhi interiori che durano 3 pagine. E ovviamente questo non lo posso fare in televisione, no? Devo rendere attraverso l'azione quello che pensa e prova il personaggio. E quindi dopo ci sono delle grandi differenze, sia anche banalmente di format, no? Una puntata televisiva di Cogliandro dura, diciamo, intorno ai 100 minuti e io devo stare dentro le 100 pagine di script. Mentre Certo. invece, tu prima facevi vedere il mio romanzo, questo romanzo è 500 pagine, anche se per fortuna io ho Si cercato di. devono. Infatti tutti mi dicono, è Devono. stato un lavoro che io ho cercato di curare molto da questo punto di vista, tutti mi dicono che è molto leggibile, no? Quindi che non è. Col fazzoletto, devo dire, perché è emozionante tanto, ma scorre benissimo. Grazie. Elisa, E prima poi mi stava. lo presenterai lunedì, giusto, qui a Ah, Bologna, sarai con insieme Carlo. peraltro a Lucarelli, giusto? Carlo presenterà il libro. Sì, siamo alla biblioteca di Sala Borsa, in questa cornice meravigliosa Bellissima. che ha ospitato tra l'altro di tutto, no? Perché appunto si chiama Biblioteca di Sala Borsa perché è stata una sala borsa, ma ancora prima è stato un campo da basket. Esatto. Ci si giocava a pallacanestro lì dentro. E Qualche anno quindi. fa ci fu un'intervista con voi e c'era Lucarelli, c'ero anch'io, con Giampaolo. La presentazione, c'era una marea di Sì, gente, un sacco di persone sono rimaste ma fuori, purtroppo, mi ricordo. esatto, bellissima. Una grande festa. Prima ti volevo dire che ti fanno i complimenti per la tua libreria meravigliosa che hai dietro, dietro Sì. le spalle. Che ho costruito io, Dai, peraltro, fisicamente. Sì. fantastico, bellissimo. Allora è Ma ancora più bella perché è più sentita anche a livello tattile. Sì. Sì, io adoro le cose fatte manualmente, sono quelle più che sentiamo più nostre. E, ti chiedevo più o meno per dare un'idea alle persone, perché probabilmente noi non abbiamo un'idea di quanto tempo ci possa mettere
ci si possa mettere per creare una puntata scritta, più o meno indicativamente, quanto tempo ci mettete? Allora, diciamo, i tempi sono dovuti anche alla risposta che viene dalla produzione e dalla RAI, no? Nel senso che noi, per esempio, di solito l'itere che noi proponiamo per un blocco da 4 episodi, come quello che va in onda questa stagione, no? Perché sono stati di pezzature diverse, come sapete, no? 4, 6, addirittura un anno furono Sì, due, perché poi due. RAI 2 smise di produrre proprio mentre stavamo realizzando, e quindi rimasero fuori 2 episodi. Quindi noi, per fare 4 episodi, per esempio, presentiamo 6-7 soggetti che vengono vagliati, dopodiché ne vengono approvati 4, le 4 storie che, diciamo, sembrano più così, che ispirano di più un po' tutti, e dopodiché scriviamo dei soggetti un po' più ampi di questi spunti iniziali che avevamo presentato. Su questi soggetti riceviamo un feedback, dopodiché normalmente l'altro passo sarebbe fare delle scalette. Io e Carlo, visto che lavoriamo proprio a 4 mani, seduti alla stessa scrivania, scriviamo insieme, gli episodi, saltiamo e ci siamo guadagnati, diciamo, la fiducia della produzione e anche della RAI, saltiamo la fase di scalettatura, alla quale in particolare Carlo è allergico, non gli piace particolarmente perché si diverte di più a inventare mano a mano, no? Tanto, diciamo, più o meno ormai abbiamo il mestiere, anche conosciamo molto bene la struttura degli episodi, quindi di solito noi passiamo da questi soggetti, che sono 6-7 cartelle, alla sceneggiatura che, come dicevo prima, è un centinaio di pagine. Normalmente questa fase, quindi quelle prima, diciamo, gli spunti, non so, di solito li raccogliamo nel tempo, no? Quando ci troviamo, anche non stiamo lavorando a Cogliandro, però buttiamo giù, ah, c'è questa idea, scriviamo, ce la appuntiamo, no? Quindi gli spunti non saprei dire in quanto tempo, non hanno un tempo definito. E i soggetti normalmente impegnano non tantissimo, devo dire, e le sceneggiature dipende, ce ne sono alcune che filano lisce, in una settimana, 10 giorni le scriviamo, ce ne sono altre invece in cui a un certo punto si incontra un intoppo di trama, no? Non ci vengono delle soluzioni che ci piacciono, no? Quindi non ci accontentiamo, e a volte si può impiega anche 1 mese, 2 mesi, dipende. Poi c'è una fase di revisione delle sceneggiature che si discute con la regia e la produzione e la RAI, e anche qua ovviamente dipende, no? A volte pochissime cose, a volte invece c'è un po' di lavoro da fare per risolvere dei problemi di produzione, no? Di costi, di realizzabilità o anche di trama. Devo dire che è abbastanza raro che rimettiamo in discussione la trama delle storie. Beh, sicuramente vi Volevo dire divertirete. che in Scusami, finisco il collegamento discorso. no, semplicemente Vai, vai. volevo dire che c'era collegato Buzzini, quindi Gianluca, e quindi lo salutiamo, che sarà nostro ospite venerdì prossimo, appunto ne parleremo con lui della prima puntata, Certo. perché lui. Esatto. Prego, scusami. No, niente, volevo dire, sicuramente vi divertirete tanto. Tantissimo. Io e Carlo ci divertiamo tantissimo. No, perché poi, diciamo, normalmente quando c'è l'incubazione degli spunti è fantastico, no? Perché ti devi far venire delle idee, però non sei ancora seduto alla scrivania a lavorare, non hai ancora di solito dei tempi pressanti, per cui la strategia è trovarci per pranzare insieme. Quindi facciamo il barbecue, stappiamo un Bello. buon vino, no? Che è sempre il modo migliore per farsi vedere buone idee. Quindi, e comunque devo dire anche la fase di sceneggiatura, che normalmente invece magari è quella dove hai una scadenza, quindi dei tempi un po' più stretti che devi rispettare. Normalmente anche quella con Carlo è molto divertente perché, come dicevo, a differenza degli altri casi in cui normalmente si butta giù la scaletta e poi ci si divide le parti, no? Cioè magari uno fa la prima parte, uno la seconda e poi ce la si scambia per fare la revisione. Con Carlo scriviamo insieme, quindi, come ti posso dire, anche gli intoppi diventano divertenti perché ci alziamo dalla scrivania, andiamo a fare un giro, ci beviamo una birra, un caffè e pensiamo a come risolvere la cosa, no? Dove ci siamo impantanati. E quindi anche questa alla fine finisce per essere una situazione piacevole. Poi ogni tanto certe scene le immaginiamo e le realizziamo, cioè proviamo a immaginare anche come sono, quindi ci nascondiamo, uno dice: ma se io sono qui ti vedo con la pistola, come potresti disarmarmi? No? Cioè, quindi insomma, così facciamo un po', come si dice a Bologna, gli asini, no? E quindi diventa divertente tutto. Chi è Una dei cosa due di... che in persona Coliandro quando ci sono questi momenti?
No, di devo dire che creatività. ce li scambiamo, però ecco, Leandro comunque nasce come personaggio letterario da Carlo, no? Poi i soggetti li abbiamo sempre scritti insieme, fin dall'inizio, però l'aveva inventato lui, Cogliandro, quindi io alla fine, diciamo, l'ultima parola ce l'ha lui, nel senso che se quando Carlo delle volte sente, no? Con me capita molto raramente, a volte abbiamo usato, cioè hanno lavorato insieme a noi anche sceneggiatori esterni, alcuni hanno funzionato meglio, altri peggio, ma indipendentemente anche dalla bravura, un po' la capacità di entrare dentro il personaggio e dentro il mood, no? Di questa serie, che è molto particolare. E io ho visto che molto spesso Carlo diceva no, ma Cogliandro questo non lo direbbe, quest'altro sì. A volte è questione di sfumature, però Carlo ha molto in mente quello che è Cogliandro, e quindi alla fine l'ultima parola ce l'ha lui. Cioè sulle battute che dice Cogliandro, io naturalmente gli do ascolto, perché Cogliandro è una creatura sua, io sono un po' un padre adottivo, no? Arrivo in un secondo momento. Però c'è da dire che molto spesso anche sul set avvengono dei cambiamenti e delle integrazioni che noi poi sfruttiamo, no? Perché Giampaolo nel tempo è entrato così tanto dentro il personaggio che a volte noi, vedendo un episodio, sentiamo una battuta che non abbiamo scritto, però diciamo, mica male, e magari la trasformiamo in un tormentone, capito? Quindi dopo la ripetiamo. Un aneddoto divertente mentre scrivevate, che magari una cosa che ti è rimasta in memoria. Un aneddoto divertente mentre scrivevamo. Adesso in questo momento non me ne vengo in mente, perché ce ne sono tanti, no? Perché poi vengo a casa di Carlo. Carlo adesso ha due bimbe, due gemelline, che hanno 10 anni. Ah. E quindi, non so, allora, per esempio, una cosa divertente, che anche questa è un po' politicamente scorretta, no? Però la moglie di Carlo è una ragazza eritrea, e quindi voi sapete, Cogliandro, ovviamente, l'atteggiamento perlomeno iniziale, no? Che ha verso le persone di colore, sì. Per cui c'è, ogni tanto buttiamo giù le battute. Allora Cogliandro dice negrone. Chi è quel negrone? Carlo, parla piano, perché magari sta passando una persona che non ha piacere, naturalmente, no? Anche se ci conosce e sa che nessuno dei due, certo, ovviamente è certo, minimamente razzista, però insomma non è mai piacevole. Ecco, e ogni tanto magari passano le bimbe, noi stiamo descrivendo delle scene atroci, no? Cruente, quindi facciamo finta di niente. Mi ricordo una volta che discutevo con i Manetti, ero in via Zamboni, no? Dalle parti dell'università, nella puntata che si chiamava Mai rubare a casa dei ladri, no? Dove tra l'altro hanno utilizzato una macchina che io ho avuto per 25 anni, che era questa Volvo Station Wagon bianca, che è la macchina dei cattivi, no? E allora mi ricordo che discutevo con Manetti passando in mezzo, poi uno non ci pensa, no? E Manetti mi diceva, ma no, ma ammazzano la bimba, ma la mettono nel baule, ma poi non ci sta. Io dicevo, dalla mia macchina ci sta la bimba morta. E la gente mi guardava, come dire. Allora mi sono reso conto che magari è meglio non dire certe cose ad alta voce in mezzo a una strada affollata. Sì, effettivamente. È vero, è vero. Bello. Bellissimo, grazie. Sì. Sì, poi diventano certi discorsi che insomma diventano la normalità, no? Tra sceneggiatori, anche perché è tutto finto, ovviamente, no? Il sangue, esatto, è finto. Solo che le persone che ti ascoltano non lo sanno. Certo. Ecco, un altro aspetto, diciamo, che ricorre spesso nella tua vita, comunque nelle situazioni varie, è la presenza dei Manetti. Con loro hai fatto anche altre cose. Anche lì, come vi siete trovati e come vi siete scelti, in un certo senso? Allora, diciamo, i Manetti io li ho conosciuti ancora prima di lavorare a Cogliandro, perché loro avevano volevano fare, in parte avevo collaborato anch'io, un adattamento da un mio romanzo che si intitolava Notturno Bus, che è uscito nel 2000, ma in realtà l'aveva opzionato un produttore che poi era Tommaso Dazzi, il produttore che ha prodotto Cogliandro, no? per molto tempo. Adesso è andato in pensione, però ha ceduto la casa di produzione, però è stato il produttore che ha fatto la maggior parte delle stagioni di Cogliandro. E Tommaso Dazzi lo conoscevo perché mi contattò all'epoca appunto dell'uscita di Dove finisce il sentiero, quindi da molti anni prima,
mi chiedeva sempre se avevo qualcosa di nuovo, no, in cantiere, qualche nuovo romanzo. E io gli parlavo di questa storia ambientata a Bologna che si chiamava Notturno Bus, perché io allora facevo l'autista d'autobus, mi guadagnavo da vivere facendo il conducente di bus a Bologna. E quindi avevo questa storia noir ambientata in parte sugli autobus. E Tommaso era molto curioso e mi disse, dai, fammi leggere quello che hai scritto. Allora avevo 70-80 pagine, no? E gli piacquero tantissimo, mi disse, ma c'hai anche in mente come va a finire? Hai una scaletta? Io di solito mi faccio le scalette anche dei romanzi. Gli feci leggere la scaletta e lui opzionò una roba che ancora non esisteva, un romanzo che ancora doveva essere non solo pubblicato, ma ancora scritto. E mi fece conoscere i Manetti. I Manetti vennero a Bologna, mi fecero vedere, andammo al Link, che è un centro sociale che adesso non esiste più, sì, dalle parti del mercato, dell'ex mercato ortofrutticolo, e facemmo una proiezione semi-privata, nel senso che chi voleva veniva a vedere, di un loro film che si chiamava Torino Boys, che era il primo film che loro avevano realizzato, e poi cominciamo questa collaborazione. Poi in realtà il film non fu realizzato da Tommaso Dazzi, ma molto più avanti da un'altra produzione, però con i Manetti siamo rimasti in contatto, quindi poi li ho rincontrati con Cogliando e da lì, insomma, diciamo, siamo diventati amici anche con loro, abbiamo lavorato anche ad altre cose, abbiamo lavorato a una serie bellissima televisiva che non è mai stata realizzata purtroppo, e che sarebbe stata anche quella estremamente di avanguardia all'epoca, parlo di, non so, forse più di 15 anni fa, comunque era una serie con dei ragazzini con i superpoteri, ambientata in Trentino, e allora io andavo a scrivere a Roma e loro mi ospitavano in questa cantina, taverna che avevano a Prati, e quindi insomma anche con loro un'amicizia che dura da tantissimo tempo. Poi ho scritto anche appunto dei film, ho scritto un film horror con loro, il primo film horror in 3D, poi il 3D ormai è tramontato, però quello rimane un esperimento. Era Paura 3D, bene, giusto? Ci avviciniamo a Cogliando praticamente, sì, perché vorrei. Siamo nei pressi, sono le 20:50. Mancano 10 minuti, no, un po' 21:20 forse. Ah, forse un po' più però. Tardi, vabbè. Sì, sì. Esatto. Guarda, chiediamo l'ultima cosa, poi, sì, certo. Poi concludiamo, poi lasciamo, visto che appunto aspettiamo questa nuova stagione. Cosa ci aspettiamo di diverso? C'è qualcosa che ci puoi dire senza spoilerare le puntate, perché non vogliamo rovinare niente a nessuno, però semplicemente, non so, qualche spunto, qualche cosa che hai visto di diverso rispetto alle precedenti? Beh, allora, diciamo, l'avevo detto già prima, ci sono dei personaggi come Lo Russo, per esempio, che crescono, no? Che prendono più spazio. Abbiamo in collegamento proprio Francesco Zenzola, mi ha fatto in questo momento. Ottimo. Che sarà anche lui nostro ospite, sì, insieme alla mitica Paffoni. Anche lei è un altro personaggio eccezionale. Grandioso. E quindi, sì, diciamo più o meno la struttura e il tipo di storie rimangono quelle, però ci sono, come voi sapete se avete già visto qualcosa, dei colpi di scena anche molto particolari su dei personaggi che sono dei personaggi, dei coprotagonisti, no? Delle serie, ai quali capita qualcosa di un po' strano, no? Per esempio, questa sera abbiamo uno di questi esempi, ecco, quindi... Sì. Poi per il solito direi sempre grandissimi personaggi antagonisti, bei cattivi, particolari, no? Che rendono la storia interessante, e alcune soluzioni che noi avevamo pensato, a un certo punto c'è nel finale di una, non di quella di questa sera, ma di un'altra, una situazione di... tentativo di liquidazione, no, di Cogliando, ma non solo, perché di solito nei finali ci sono questi, no, questi showdown, questi duelli, e in uno di questi noi avevamo immaginato una situazione molto particolare e ci siamo chiesti se sarebbe stato possibile realizzarla, ed è stato possibile realizzarla all'interno di una lavanderia. E io ho visto anche un poco il modo, no, in cui i macchinari che hanno realizzato per girare questa scena è molto particolare, molto bello. Quindi ci sono delle cose interessanti. Direi che quello un po' di particolare forse che c'è l'entrata in scena di alcuni personaggi che di solito sono un po' più sullo sfondo.
Possiamo anche anticipare, uno poi dal titolo, quindi l'anticipazione dei titoli delle puntate c'è già stato, una di queste si chiama Kabir Bedi e quindi sappiamo già che il pakistano che smercia pizze surgelate a coriandolo avrà un'importanza un po' maggiore in una di queste puntate. Bene. Non mi resta che Noi augurare buona visione a tutti, buon divertimento a tutti quanti. assolutamente buona visione con la puntata di questa sera che Il si intitola Il Fantasma. fantasma. E Direi che è una delle mie ringraziamo preferite di questa te. stagione. Sì, si parte proprio col botto. Noi ringraziamo te per essere stato gentilissimo a partecipare a questa Grazie. serata Grazie. e per noi un grande onore, ma proprio un grande onore. Sì. Grazie a voi. Un saluto a Buona tutti. serata, esatto. Ho visto prima che mi salutava Francesco, un saluto a Francesco, un saluto agli altri attori e a tutti gli spettatori e gli ultras di Cogliandro. Grandissimo, grandissimo. Buona visione. Grazie mille. Ciao a tutti. Ciao, grazie. Ciao. Arrivederci, ciao, ciao. Bene, allora aspettiamo. E praticamente ci siamo. Ormai manca pochi minuti ci siamo. Esatto, pochissimi minuti e quindi noi, che dire, buona Vi visione e salutiamo, salutiamo con la sigla finale. vi aspettiamo venerdì, però mi raccomando, venerdì tutti pronti perché avremo un'altra intervista, presto arriveranno le nostre pubblicità. Esatto. Tutti carichi a forza, ora siamo pronti, colmeremo la curiosità. Buon coliandro a tutti!